ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic 95 e benvenuti finalmente al primissimo episodio di Minecraft Pixelmon, dove il mondo di Pokémon si unisce a quello di Minecraft e forma la Pixelmon. Wow ragazzi, ma che figata è questa! È la prima volta che la porto sul canale e in questi ultimi mesi ci ho giocato ad impazzire. È una cosa spettacolare, peccato di non averla fatta prima, ma col PC che mi ritrovavo credo era impossibile. Ma ora ragazzi, che comunque ho un PC abbastanza buono, posso registrarla. Me l'avete chiesta in moltissimi, quindi ragazzi, spollicciate come matti, dobbiamo arrivare a 1000 like per questo video. Mi raccomando, se anche a voi vi piace, lasciate like. Allora, cosa dire? Sicuramente le domande saranno varie, come dire, Federic, che... su quale server stai giocando? Federic, che shaders usi? Oppure Federic, che appunto che versione di Minecraft c'è bisogno di usare per appunto giocare a questo server? Oppure altre domande del genere? Qua sotto in descrizione ragazzi vi lascio un pacchetto fatto da me che potete scaricare da Mediafire, dove troverete la mia minimap, troverete appunto anche la mod di, della Pixelmon seguente, la 1.7.10, quel che è, per giocare su questo server. Più ragazzi troverete anche, mi sembra, il Forge, perché se non installate il Forge ragazzi non potrete giocare. E niente, troverete queste tre cose essenziali appunto per giocare. Se poi volete aggiungere qualcosa potete anche trovare la mia appunto shaders che sto usando ora. E naturalmente potete trovare anche il pacchetto della Pixelmon, ovvero quello che ti fa l'inventario tutto figoso e tante belle cose, tipo la grafica dei cubi così, oppure l'inventario fatto in questo modo. Insomma, troverete questo pacchetto. E niente ragazzi, se avete appunto voglia di giocare con me, anzi no, se avete voglia dovete venire a rompermi le palle mentre gioco, se no dov'è il divertimento? Qua sotto ragazzi, la grafica che potete vedere qua, il riquadro della webcam, trovate il server che è mc.pokeballers.com se non sbaglio, o una cosa del genere. Comunque il server è Pokeballers, sotto trovate l'IP. Mi raccomando ragazzi, venite, ci tengo tantissimo. E niente, oggi ragazzi inizieremo la nostra avventura a Kanto. Mamma mia, Kanto, che è laggiù il portale per Kanto. Guardate quanto è figo, cioè guardate quanto è fatto bene. Soprattutto pure le nuvole sono fatte un botto belle. Vabbè, comunque qui abbiamo Charmander, Chikorita e... perché ci hanno messo insieme a Mad... mi hanno messo praticamente... ah, ho capito, terza gen, seconda gen e prima gen. Ragazzi, dato che in questo server ci sono veramente un sacco di portali, cioè abbiamo per esempio, questo dovrebbe essere regione 3 R3. Sì. Qui vabbè abbiamo Kanto, qua abbiamo la Island. Laggiù ragazzi abbiamo invece Pixel Town, una versione rossa e blu della Pixelmon, però non nella regione Kanto, perché sì, Kanto ha varie appunto percorsi che sarebbe rosso fuoco e verde foglia, mentre la Pixel Town ragazzi sarebbe proprio quella dell'anime, quindi troviamo Pallet Town e tante altre belle cosette. Ma intanto noi iniziamo da Kanto, poi nel caso faremo anche Pallet Town e anche Mystery Dungeon, è ovvio, ci vuole, perché laggiù c'è anche Mystery Dungeon. E ragazzi, se vedete ogni tanto un po' di lag, non sono io ma il server, perché questo server è un po' laggoso, ecco. E anche un'altra cosa, non è appunto... intanto noi iniziamoci, entriamo nel mondo della Pixelmon. Ok, siamo qui ragazzi, nella nostra bella casetta. Allora, innanzitutto devo dire che avevo già iniziato a registrare questa parte, quindi avevo già scelto starter. Poi il server è crashato e quindi ho dovuto ricominciare qualche ora dopo per appunto giocare. E... questa è la sfiga dello youtuber. Comunque avevo scelto Charmander, non l'ho fatto allenare e niente. Eccolo qua, il nostro pucciosissimo Charmander che non spawna. Maledetto server buggato. Sì ragazzi, certe cose in questo server non funzionano, del tipo che a volte non ti fa spawnare i Pokémon, a volte ti si bugga mentre lotti. Insomma, questi sono i bug della Pixelmon. Sì, vari bug della Pixelmon che comunque incontreremo man mano e li scoprirete che sono odiosi. Odiosi a dir poco, eh. Comunque questo Charmander ragazzi è un Charmander con attacco graffio. E niente, cosa c'ha? Statistiche, più attacco, meno difesa. È small purtroppo, un mini Charmander. Io volevo grosso, un grosso Charmander, grossissimo. Che poi ragazzi, questa doveva essere la scelta più difficile, la scelta più difficile dello starter. E chi volete prendere se non Charmander, che è mainstream? Io ragazzi ormai... Charmander per me è diventato l'emblema. Cioè ragazzi, se non prendo Charmander sono un coglione. Minchia zio. Bordello. Ok ragazzi, siamo qui. Allora qui normalmente potremmo scegliere il nostro kit start, che lo prendiamo subito. Dov'è il mio kit start? Non c'è il kit start? Bene.
Questa sì che è sfiga. Va bene, praticamente ragazzi vi spiego cos'è successo. Mentre registravo, ho provato a registrare, dato che avevo già preso il kit start e tutto, l'ho rimesso nella cesta. Il problema è che rimettendolo nella cesta è scomparso. Ma che merda è questa? È scomparso. Non c'è più il kit start. Assurdo, non c'è più il kit start. Vabbè, vabbè, tanto che ci facciamo un kit start, minchia. Non abbiamo più il Pokédex praticamente. Va bene. Comunque ragazzi, le spighe della Pixmon si fanno già sentire, avete visto? Qui abbiamo la casetta. Intanto io devo vedere un po' la mappa. Vedete com'è fatta, ragazzi? Questa è proprio la prima città, Biancavilla. Siamo a Biancavilla. Wow, figata. E possiamo anche zoomare. Che figata! Ok. Cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo andare a esplorare un po' queste casucce. Questa dovrebbe essere la casa del rivale, vero? Che bella, non c'è un cazzo praticamente. C'è un pulsante, cosa fa? Un cavolo praticamente, non fa niente. Però c'ha due belle casse, guardate un po'. Si ascolta la musica? Ah, c'è anche la TV. Ma che figo. Ok ragazzi, facciamo spawnare il nostro bel Charmander. Charmander! Che carino Charmander! Charmander, fatti vedere. Ma quanto sei bello da 1 a 10? Ma quanto cavolo sei bello? È bellissimo ragazzi, non gli si può di niente. Allora ragazzi, siamo qui a Biancavilla. Appunto c'è anche la piscina olimpionica. Yeee! Vabbè basta, non facciamo i coatti. Allora praticamente siamo qui, questo è il campo staff del server immagino, yes. E niente, qui ragazzi abbiamo le macchine per curare i Pokémon, i PC. E naturalmente qui abbiamo il laboratorio del professor Oak. Salve professore, no tu sei Logan. Ciao Logan, come stai? Tutto bene? Sfidami Logan! Inizia sfida contro Logan ragazzi! Sono più che sicuro che perdiamo, perché Eevee sicuramente ci farà il culo, letteralmente. Quindi, beh, guardate quanto cavolo ci toglie un attacco graffio ragazzi, impressionante. Ci massacra, io penso ragazzi che ci massacra. Ecco, ci ha massacrato letteralmente. Questa cosa non è possibile. Che poi non è colpa mia, perché quell'Eevee è troppo forte raga, è troppo fottutamente forte. E non possiamo batterlo con un Charmander al 5. Non possiamo, perché è troppo forte. Dobbiamo allenarci la squadra. Allora, ragazzi, cosa fare? Dobbiamo innanzitutto curarci la squadra. Madonna, è la cosa più importante. Dopodiché, dato che abbiamo già scelto il nostro start, io direi di andare verso la nuova avventura. Premessa, cercherò di fare il meno tagli possibile in questo video, non voglio fare tutti i tagli. Comunque qua abbiamo Charmander, scritto il Bulbasaur. Il mio Charmander è più piccolo di questo qua. Ma che sola. Vabbè, comunque Logan, ci rivedremo presto. Non mi batterai col tuo Eevee. Comunque siamo qui. Dobbiamo andare nel prossimo percorso. È troppo forte, è troppo forte. Allora qui abbiamo naturalmente il pannello delle nature. Qua possiamo vedere che la natura bold, più difesa meno attacco. Brave, attacco meno difesa. Calma, speciale difesa, di più meno attacco. Insomma tutte le nature. E il nostro Charmander, vediamo un po' che natura ha. Allora, ah, la natura... Ah, dov'è che si vede la natura? Allora, dov'è la natura Loneli? Ok, più attacco, meno difesa. Per un Charizard era meglio più attacco speciale. Mi sa di sì. Comunque qui, ragazzi, abbiamo un bel percorsetto. Bel percorso. E questa Pokéball, ragazzi, non la posso prendere. Cioè, in teoria l'ho già presa. Era una pozione, però ho dovuto rincominciare perché il server è crashato. Questi server crashano, ragazzi. E quando crashano mi rovinano praticamente un video. Non posso comprare un altro account di Minecraft perché non si può ristartare, ragazzi. Una volta iniziando tu non è che puoi cancellare la tua partita. No, devi per forza fare così. Qui abbiamo un minuscolo Rattata. Ma quanto cavolo sei piccolo. Che vuoi fare il bullo con me? Vuoi fare il bullo con me? Dove hai lasciato Gennaro? Dove hai lasciato Gennaro? Boh, se n'è andato. Allora ragazzi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo raggiungere la prossima città. Anche perché non abbiamo Pokéball né niente. Dobbiamo raggiungerla immediatamente. Allora io direi che si trova di qua. Dopodiché che abbiamo preso qualche Pokéball, qualche pozione, possiamo diciamo andare a sfidare Capi Palestra, catturare i Pokémon e tante belle cose. Ciao Ron, Ron Weasley. Quelle botte. Ma che mi sta a guardare male? Ma mi guarda male. Oddio raga, terrificante. Mi guarda malissimo. Chi è quello? Oh, anche tu con Charmander. Ehi, sfidiamoci.
Sfidiamoci tu. Ah no, al 7 col cavolo che te sfido. No, col cavolo. Allora ragazzi, allora, questa è la nuova città che si chiama Viridian City. Ok, qui abbiamo vari edifici da esplorare, come possiamo vedere dalla minimap. Wow. Allora, qui ragazzi abbiamo, credo sia una specie di centro Pokémon. I Pokémon ce li abbiamo ben curati. Questa è la macchina per fare gli scambi. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Qui ci sta un campetto per la lotta, ma che figata. Magari ragazzi, se entrate nel server possiamo fare le sfide qua. Ah sì, nel server mi chiamo ragazzi Wolf Fire Rice. Mi chiamo con questo nome perché in Federic 95 Ida ho già finito tutta questa regione, quindi non posso ricominciare, quindi mi chiamo Wolf Fire Rice. Ok, qua abbiamo, credo sia il market. Ehi tu, vendimi qualcosa. Adami una bella Pokéball innanzitutto, una bella pozione, un'altra Pokéball, un'altra Pokéball, un'altra pozione. Ok ragazzi, direi che così possiamo andare a fare la nostra prima cattura. Anche se non so che Pokémon catturare ragazzi. Credo un PJ, che dite, lo catturiamo PJ? Però c'è un Charmander che diventerà un tipo volante. No, non andremo a catturare allora, perché comunque non serve a niente. Andiamo, andiamo, andiamo di qua. Siamo già 11 minuti, pensate un po'. Giusto, se non sbaglio ci dovrebbe essere una Pokéball che non ho raccolto, perché mi è crashato prima, esatto. Andiamo a prenderla, cosa sarà mai? Un MT, boh, vediamo un po', non mi ricordo. Troviamo Dream Heater. Ok, una nuova MT, benissimo. Saliamo di qua, andiamo, 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 andiamo. Questa città è veramente enorme. Che poi dal resto della regione, ragazzi, vedrete che ci divertiremo un casino. Ok, questo dovrebbe essere il percorso della Lega Pokémon. Cosa c'è di qua? Cosa c'è? Esploriamo ogni meandro, ragazzi, magari c'è qualche mistero. Mistero, mistero. Non c'è un mistero. Sì, c'è una chest. Ma che figo, ragazzi, solo io posso scoprire queste cose. Pozione, che culo. Benissimo, ragazzi, abbiamo scoperto un posto segreto. Non lo sapevate? Non lo sapevate? Io sì. Ok, andiamo di qua. Tra l'altro ragazzi, ne vedrete delle belle. Su questo server conosco certi trucchetti, perché io l'ho giocato una marea di volte, vi dico, con altri account e tante belle cose. E vi posso dire che conosco anche come uscire dalla mappa, andare in posti super segreti. Ne vedremo delle belle, vedrete. Qua abbiamo la rotta 22, ma questa è la strada per la Lega. Non credo che dobbiamo andare di qua, giusto? Non lo so. Un Monkey! No, Monkey lo voglio. Monkey è mio. Monkey, Monkey ragazzi, cioè, se non catturo Monkey. No, Monkey lo devo catturare, raga. Se, giuro che se mi fa male, raga, se mi ammazza Charmander, veramente, eh. Ok, ragazzi, dobbiamo catturare questo Monkey. Lo dobbiamo far diventare un Primeape, che poi userà mosse tipo lotta e distruggerà tutti. Che poi è anche femmina. Ma sti cavoli, non facciamo i razzisti, minchia, contro le femmine poi. Meglio avere una femmina in squadra, ragazzi. Ok, Monkey, come si faceva a far uscire il Pokémon dalla squadra? Almeno se è così, ah, ecco, con è così. Via, esci fuori. Monkey! Ma quanto sei brutto! Pare un maiale, non un Monkey. Va bene, vediamo un po' che moveset c'ha. Allora, c'ha Low Kick, che buonissimo. Allora, più attacco, meno difesa. Questo, ragazzi, è buono. Questo è buono. Forse era meglio, non so, no, ma più attacco va bene. Minchia. Ah no, aspetta, raga, ho sbagliato Pokémon. Moves. Vediamo un po'. Ah, raga, non c'ha praticamente né attacco. Un normale, normalissimo. Mi pareva strano. Ok. Era troppo, eravamo troppo squadri. Ok, abbiamo anche un nuovo Pokémon in squadra, ragazzi. Prima cattura. Ma io non credo che dobbiamo andare di qua, vero? Tra l'altro là c'è Logan. Di nuovo tu. Tu, bestia. Mi vuoi risfidare? Mi vuoi risfidare? Eh? Logan? Raga, però io non credo di poterlo sfidare adesso, perché questo dovrebbe essere a livello altissimo. Perché qua stiamo andando nel percorso sbagliato, perché qua ci dovremmo ritornare successivamente, perché Logan ci avrà i Pokémon al 60 là. Ecco, e quindi non credo sia una buona idea, giusto? No, direi esattamente di no. Torniamo in città, ragazzi. Torniamo in città e finiamo di esplorare la città. E poi direi che si può anche stoppare la parte. Non credo che ci sia altro da fare. C'è qualcuno? No. Tra l'altro, ragazzi, a quest'ora, quando gioco, non c'è proprio nessuno sul server, quindi manco lagga tanto. Un piccione! Oh, oh, wow, che figata. Ah, questo è un warp che non possiamo utilizzare, come potete vedere ci farà tornare indietro, non ci abbiamo il permesso di entrare in quest'area, quindi no. Ok, qua ci sono un po' di casette, entriamo là, via, via, via. Dovremmo riuscire a trovare anche le scarpe da corsa a breve, perché così non si può correre, siamo troppo lenti. Questo dovrebbe essere il warp
della palestra. Ah, non possiamo ancora farla, ragazzi, perché questa è la città della palestra di Giovanni. Perché sì, ci sarà anche il Team Rocket in questa Pixmo. È completa, ragazzi. È come giocare rosso fuoco e verde foglia, praticamente. O rosso blu. Qui abbiamo il market, che l'abbiamo già visto. Qui abbiamo praticamente un orticello del centro Pokémon. E niente, ragazzi, qui abbiamo un'altra casetta, vediamo cosa c'è. C'è un cavolo, praticamente, non c'è niente. E niente, si può andare avanti, si può andare avanti. Dobbiamo iniziare a fare le lotte, ragazzi. Dobbiamo incominciare a rompere il culo a tutti i Pokémon. Non possiamo entrare qua, l'ho capito. Ma che figata, ragazzi, questo oh. Ma è bellissimo! È una figata pazzesca. Chi l'ha costruito è un genio. Del male, però. Un genio del male. Vabbè, qua, ragazzi, abbiamo il prossimo percorso. Andiamo nel prossimo percorso. Andiamo nel prossimo percorso. Troviamo tutti PJ, Caterpie, Rattata. Wow, ce n'è di tutti i gusti praticamente. Weedle, ci sono tutti. Quanti sono? Raga, qua abbiamo il portale invece per, credo sia la foresta, sì, e il bosco. E il bosco, sì, dobbiamo andare nel bosco. Però credo che siamo già a 15 minuti, direi di stoppare, ragazzi. Non vorrei fare annoiare troppo, non vorrei fare parti troppo lunghe. Quindi, ragazzi, io direi che per questa prima parte è tutto. Siamo veramente, appunto, arrivati al limite, perché poi quel percorso là del bosco smeraldo, appunto, dura tantissimo. Beh, abbastanza, non tantissimo, però se no arriveremo a 30 minuti di video e poi è troppo. Quindi direi che ci si può stoppare con questo bel oh. E niente, io vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video della Pixelmon. Mi raccomando, ragazzi, venite a trovarmi, tutti i link, tutte le cose in descrizione, leggetela. E noi ci vediamo con il prossimo video Pixelmon. Ciao a tutti, ragazzi.